Il migliore stadio del mondo, se non il migliore della storia. This is Anfield. Un saluto amici di Simonello, benvenuti nella storia di Anfield. Come promesso ieri, allora, piccole informazioni innanzitutto, quando farò la prossima storia del prossimo stadio, che vi anticipo già, sarà lo stadio Giuseppe Meazza del Milan, faremo una sfida tra Anfield e lo stadio San Siro, perché faremo questi ballottaggi per decidere chi sarà lo stadio migliore del mondo. Comunque partiamo subito. Anfield è stato costruito nel 1885 in Inghilterra, a Liverpool, però è stato costruito dall'altra squadra di Londra, di Liverpool, scusate, perdon, l'Everton Football Club, che quando si spostò per andare al Goodison Park intorno al 1920, il Liverpool si impadronì di questo stadio, chiede il permesso all'Everton di prenderlo e l'Everton disse che poteva prenderlo. Comunque è un bellissimo stadio, amici. Io non ci sono stato, ma voglio esserci stato, vorrei esserci stato, e comunque è uno stadio molto bello. È come l'Old Trafford di Teatro dei Sogni, è uno degli stadi più belli del mondo, non ha un'enorme capienza, però è uno degli stadi più grandi del mondo. C'è circa sul 60.000 persone ed è uno degli stadi più prestigiosi al mondo, ci hanno giocato i grandi campioni come Salah, Firmino, Mané, Steven Gerrard, Michael Owen, il pallone d'oro del 2001, del 2001, sì, e anche tanti altri grandi campioni. Il Liverpool è una squadra gloriosa con 6 Champions League, una rubata a noi purtroppo, però noi non ci possiamo fare nulla. Comunque la terza squadra con più Champions League della storia insieme al Bayern Monaco, e non c'è che dire amici, questo stadio è davvero, si respira un'atmosfera bellissima. Ogni domenica, non sempre domenica, sabato o venerdì, c'è tanto rumore in questo stadio clamoroso, bellissimo, che tra l'altro di recente è stato strutturato, vedete qualche volta passare le immagini con la gru, spettacolare queste immagini mentre c'è il riscaldamento dei giocatori. Il Liverpool lo vorrebbe rimodernizzare ancora un po', chiaramente non è moderno come il Camp Nou, che verrà rimodernizzato, il Camp Nou, c'è già il progetto in termini, ma andate a vedere il video del Camp Nou e come il Santiago Bernabéu. Comunque amici, spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale Caspa Gol su WhatsApp, link in descrizione.